Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita e mentre vedete qui in sottofondo le clip della mia vacanza con la famiglia in Thailandia, voglio ringraziarvi tutti perché siamo arrivati in 20.000 qua su YouTube, ragazzi, 20.000 iscritti, qualcosa che nemmeno mi immaginavo all'inizio, ci speravo, era il mio sogno di arrivare una volta a 20.000 iscritti, invece siamo già qua e io voglio ringraziare tutti voi che guardate i miei video, che mi lasciate i commenti, che ci buttate i like, perché in realtà anche se io non vi ho conosciuti faccia a faccia, però dovete capire che io quando lasciate un commento li leggo questi commenti, sono commenti che mi impattano nella mia giornata e che establisce una relazione tra me e voi. Quindi niente, ho deciso di fare questo breve montaggio della mia vacanza in Thailandia con la famiglia. Ragazzi, vi ringrazio ancora una volta e godetevi il video. Benvenuti ad un full workout, come si dice in italiano, un allenamento per la schiena e per i bicipiti. Iniziamo con un lat pullover ai cavi, spesso scelgo di iniziare questo movimento e fare due set iniziali da 12 ripetizioni con un peso leggero, semplicemente per iniziare a far passare un po' di sangue e ossigeno nel muscolo e per attivare la connessione mente-muscolo con i lat. Penso veramente a tirar giù con i gomiti e non con i polsi, verso il bacino e ad attivare il latissimus dorsi sentendo e mantenendo bene la contrazione. Passo poi alle trazioni pronate o pull up in inglese, che è un esercizio che stimola praticamente tutti i muscoli nella schiena centrale superiore ed è il movimento probabilmente più importante per costruire la larghezza della schiena. Rispetto alle trazioni supinate o in inglese le chin ups, questo esercizio attiva maggiormente la schiena rispetto ai bicipiti, come è anche stato dimostrato da Faulkner et al., per cui è il mio movimento preferito per colpire la schiena. Qui faccio 3 serie da 10-12 ripetizioni con 2 minuti di recupero tra ogni serie. Passo poi al day curl con bilanciere e Z, 3 serie da 6 a 10 ripetizioni con un carico medio. Ho iniziato a fare questo esercizio da poco e ho iniziato a notare una contrazione maggiore. Anche il fatto di vedere il bicipite contrarre aiuta ad attivare la connessione mente-muscolo, che Dr. Brad Schoenfeld ha dimostrato che potrebbe in effetti incrementare l'ipertrofia. Quindi se non avete ancora provato questo tipo di curl, ve lo consiglio veramente. In tutti questi movimenti scelgo un carico che mi permette di fare tra le 6 e le 10 ripetizioni stando 1 o 2 ripetizioni dal cedimento muscolare, quindi mi fermo prima, e mi forzo a progredire col passare del tempo. Passo poi ad un sit-up row per la schiena che Lehmann et al. Hanno dimostrato attiva maggiormente la schiena rispetto ad altri movimenti. Potete fare questo movimento su di una panca, come vedete, oppure con un bilanciere, oppure con i manubri in piedi, oppure anche ai cavi. È un row verticale ed è fondamentale incorporare almeno uno di questi movimenti per costruire lo spessore della schiena. Qui faccio 2 serie da 6-8 ripetizioni con 2 minuti di recupero ed un carico bello pesante. Passo poi ad un dumbbell bicep curl da in piedi con manubri. Qui faccio 2 serie da 8-10 ripetizioni mantenendo il recupero tra 1-2 minuti e sentendo bene la contrazione. È un movimento di isolamento, quindi dobbiamo isolare i bicipiti ed attivare la connessione mente-muscolo. Contraete quel bicipite in cima al movimento e sentite bene il muscolo lavorare. Passo poi ad un face pull ai cavi per lavorare i trapezi, il deltoide posteriore e i romboidi. 2 serie da 15 ripetizioni sentendo bene la contrazione ed iniziando il movimento con le scapole, quindi ritraete le scapole e poi tirate indietro con i gomiti. Finisco tutto con 2 serie da 12-15 ripetizioni con questo strano movimento sempre con il bilanciere Z per i bicipiti.
Non c'è della ricerca scientifica a supporto di questo esercizio, però io ho iniziato ad incorporarlo perché lo sento molto molto bene, soprattutto la contrazione. Quindi ora vedo di includere questo e vedo se riesco a progredire. Sull'ultimo set, l'ultimo esercizio di isolamento per un certo gruppo muscolare, mi permetto di arrivare al cedimento, ed è ciò che raccomanda anche il dottor Brad Schoenfeld, per cui mi sento in potere di raccomandarvelo. Grazie per l'ascolto, spero vi sia piaciuto questo video, e se sì, mi raccomando, lasciatemi un bel like e fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questi esercizi. Grazie ancora!